Io non sento più niente. Perché? Ricomincio da capo. Mi dicono che non si è sentito, che si è sentito male. Riprendo. Oggi è una giornata complessa. Spero che non lo sia per tutti quelli che sono collegati con noi. Ripeto, siamo all'appuntamento tradizionale per quanto ci riguarda del Cofitec in Confindustria Genova, che si svolge tutti i venerdì dalle 8 alle 9. Dopo il lockdown, dopo l'estate, abbiamo ripreso a farli non più online, ma anche con la partecipazione delle persone dal vivo. In realtà, oggi con l'allerta arancione abbiamo preferito riorganizzarci così per evitare appunto che le persone abbiano troppi disagi per venire qui nella sede di Confindustria Genova in via San Vincenzo. Tra l'altro, appena siamo arrivati alle 8 e inizia il nostro incontro, qua si sta scatenando una pioggia abbastanza torrenziale e quindi forse la nostra scelta è stata corretta. Peraltro, il nostro modalità di svolgimento di questi incontri è noto a tutti quelli che ci frequentano normalmente e quindi è uno speech, insomma, un incontro con uno, in questo caso due persone che ci parlano di un tema di carattere tecnologico. Oggi il tema è il titolo che avete visto nell'invito del packaging diventa etichetta. Il sottotitolo Sensori ottici polimerici per inquinanti ambientali è un tema che si inquadra in uno dei driver maggiori, insomma, più importanti in cui si muove il sistema dell'innovazione, non soltanto nel mondo della ricerca, ma anche del settore industriale, cioè quel tema della sostenibilità che investe trasversalmente tutti i settori produttivi. In questo caso lo affrontiamo dal punto di vista dell'imballaggio e sulla capacità di avere degli imballaggi, come dire, smart, comunque adeguati ai tempi che stiamo vivendo. Ne parliamo con Paola Love e Davide Comoretto del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale della nostra università, che sono in linea. Ricordo in questo caso alle persone che vedo che partecipano che per la fase di domande, risposte e così via, essendo in modalità muta per quanto riguarda il loro collegamento audio, di tornare alle abitudini a cui ci siamo stati abituati prima dell'estate, cioè di utilizzare la chat Questions and Answers che trovate sulla destra del vostro schermo per porre domande e quindi alla fine dello speech che adesso sentiremo le potrò leggere e quindi condividere con il relatore. Mi sono stato fin troppo lungo e quindi non so come vi siate divisi i compiti delle relazioni, ma passo a voi, vi ringrazio per la presenza e passo a voi la parola. Mille. Ringraziamo Confindustria Genova per darci questa opportunità di mostrare alcune delle attività di ricerca che svolgiamo presso il nostro dipartimento. In particolare, come dicevamo, oggi parleremo di packaging, cioè l'idea di introdurre nel packaging che noi utilizziamo normalmente delle funzionalità aggiuntive. Dobbiamo tenere presente che in Europa vengono trasformate oltre 50 milioni di tonnellate di materie plastiche, escludendo le fibre. Quindi si tratta di un ammontare di materiale enorme che dobbiamo imparare non solo a utilizzare in maniera più intelligente possibile, ma anche a riutilizzare, ovviamente. Le applicazioni di questo
di questi materiali, secondo l'Associazione dei Trasformatori Europei, sono nei campi più svariati, e questo è dovuto alla versatilità delle materie plastiche, e in particolare circa il 40% della plastica trasformata finisce in packaging, quindi tutto quello che può servire per preservare, conservare beni o alimenti. Allora, in generale, la versatilità di questi materiali, i materiali plastici, è legata alla loro struttura chimica. Noi usiamo il termine plastica come un termine molto generico, ma in realtà dietro la plastica, il termine generico, si nascondono tante macromolecole differenti che hanno proprietà chimiche differenti, e proprio sfruttando, conoscendo al meglio le proprietà fondamentali, è possibile sfruttarle per delle applicazioni tecnologiche. Qui io ho riportato soltanto giusto per farvi capire quanto possono essere varie le macromolecole, le plastiche che utilizziamo, e quindi quanto è, da una parte è estremamente importante poter avere nuove applicazioni, applicazioni molto specifiche, dall'altro poi bisogna stare attenti quando si tratta di fare il riciclo o riutilizzo di questi materiali, quindi ci vuole una certa conoscenza di base, però conoscendo queste, avendo questa conoscenza, poi possiamo fare parecchie cose. E se in generale tema della giornata è proprio quello del packaging, con l'idea però di fare un controllo in qualche modo di quello che è il bene, cioè in qualche modo riuscire ad aggiungere un'etichetta che sia intelligente, che mi fornisca ulteriori informazioni, e che magari la stessa tecnologia in qualche modo possa essere anche utilizzata per dei controlli ambientali, quindi dei livelli, i livelli di inquinamento dell'ambiente, delle acque e così via. In generale, quando si parla di packaging, ovviamente c'è anche un problema del suo riutilizzo e del suo riciclo. Come vi dicevo, questo dipende fortemente dalle proprietà del materiale e da come è strutturato il packaging. È chiaro che se ho un packaging dove ho più materiali, diventa più complesso riciclarlo e riutilizzarlo, però in qualche modo dobbiamo fare uno sforzo in modo da farlo in maniera intelligente e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. In generale, quello che noi cerchiamo di inserirci nel riutilizzo dei prodotti, se possibile, ma soprattutto vorremmo dare un contributo nella progettazione del materiale, in modo che un materiale, purché attualmente relativamente semplice, possa avere delle funzionalità importanti, e che questo sia compatibile ovviamente con la lavorazione del materiale, che si possa inserire nelle attuali tecnologie di lavorazione e ovviamente poterlo riutilizzare. Inoltre, quello che è un po' la nostra ambizione è anche cercare di utilizzare le strutture polimeriche che adesso vi andremo a far vedere anche per risparmiare energia. Dunque, in generale, un'etichetta nel packaging, voi aggiungete un'etichetta dove ci sono alcune informazioni, come conservare il prodotto, quali sono le date di scadenza, quindi informazioni abbastanza semplici. Nel filmato che spero vediate, avete subito un'idea di quello che vorremmo fare noi, cioè aggiungere un qualcosa che cambia colore quando viene esposto a certi tipi di molecole. Queste molecole possono essere prodotti di degradazione dei cibi o possono essere degli inquinanti ambientali. Come vedete, un cambiamento di colore da verde a rosso è immediatamente comprensibile da chiunque. Okay? Quindi questo è una prima importante risultato, perché tutti, quindi anche il consumatore o comunque la persona non specializzata, può comprendere che sta succedendo qualcosa, ed inoltre un'analisi più sofisticata permette di avere molte più informazioni. Quindi quello che è stata, diciamo, l'innovazione su cui noi stiamo lavorando è legato prima di tutto al metodo di misura, come analizzare il dato, proprio la metodologia, che potrebbe essere integrata in un cellulare o estesa a applicazioni a livello industriale, poi la progettazione di pellicole intelligenti, quindi pellicole sofisticate, e una volta compresi le proprietà fondamentali di come funziona questo processo, l'idea è applicarlo a delle pellicole che già esistono, cioè pellicole che siano quelle commerciali che vengono utilizzate per proteggere gli alimenti, ad esempio.
Quindi questo è quello che noi facciamo, e per darvi un'idea di come otteniamo questi cambiamenti di colore, vi faccio un esempio molto semplice. Il polistirene è un polimero ben noto, trasparente, di elevata trasparenza. Dunque, mi spiace qui che faccio pubblicità, non ci ho pensato, ma vedete che la caratteristica tipica del polistirene è trasparente, ma voi conoscete anche un'altra forma di polistirene, cioè di macromolecola, che è il polistirolo espanso, che invece è bianco. Quindi vedete che come interagisce lo stesso materiale, ma strutturato in maniera diversa, con la luce, è completamente diverso. Può essere trasparente, può essere bianco. Ecco, noi invece vorremmo fare una cosa ancora più sofisticata, cioè rendere nanostrutturato il materiale, sempre lo stesso polistirene che può essere trasparente, ma renderlo colorato. Questo si chiama colore strutturale. Per fare questo è necessario fare una struttura ordinata e periodica a livello nanometrico. Quelli che vedete sono degli opali che noi abbiamo cresciuto, opali sintetici, che cercano di rassomigliare alla pietra naturale, alla pietra preziosa naturale, che sono costituiti da sfere di polistirene tutte uguali, alternate agli spazi vuoti tra le sfere. Ecco, questa struttura crea il colore. E il colore come si cambia? Lo si cambia, ad esempio, modificando la dimensione delle sfere. Vedete che noi passiamo da circa 220 nanometri a 400. Nanometri vuol dire miliardesimi di metro, quindi noi controlliamo, sintetizziamo queste sfere anche un po' più sofisticate e otteniamo un colore strutturale. Questo colore strutturale dipende anche dall'ambiente in cui viene inserito. In generale noi prendiamo appunto ispirazione dalla natura. L'opale, appunto, la pietra preziosa, l'opale naturale costituito da sfere di silice. Potete fare le sfere di qualsiasi materiale trasparente, e se sono ordinate in un reticolo periodico che prende il nome di cristallo fotonico, avete un colore. In generale la pietra preziosa è disordinata, nel senso che è un policristallo, da piccoli cristalliti, che dà questa colorazione particolare. A noi interessano strutture ordinate, più ordinate, ma per farvi un esempio, le piume del pavone sono un esempio di colore strutturale. Cioè qui non c'è nessun colorante, non c'è nessun pigmento, il colore è dato dalla struttura. E se scendiamo di dimensione, quindi vedete nell'opale l'ordinamento è in tre dimensioni, nei sistemi come le piume del pavone è in due dimensioni, potete vederlo, apprezzarlo da queste foto SEM di taglio, e se andate ai frutti dell'eleocarpo, vedete che invece è una struttura con una periodicità in una dimensione. Quindi avete sempre, in qualche modo, disponente materiali diversi, in generale che hanno indici di rifrazione differenti, in strutture ordinate e periodiche. Ordinate e periodiche è la cosa essenziale. Okay? Questa è la natura. Tutte le volte che voi in natura vedete dei colori brillanti con dei riflessi metallici, avete a che fare con cristalli fotonici, cioè questa struttura cristallina particolare che interagisce con la luce dando luogo a colori, a colore strutturale. Okay? Quindi noi ci ispiriamo a queste strutture naturali. In particolare quello che vi faremo vedere adesso è qualcosa legato alle strutture monodimensionali, cioè dove alterniamo strati di materiali diversi in generale in un reticolo periodico in una dimensione. Okay? Quindi questa è la struttura, e a questo punto io direi che posso lasciare la parola a Paola, che vi farà vedere come facciamo e che cosa facciamo di queste strutture. Magari porto avanti io la presentazione. Sì, grazie, grazie mille Davide, grazie a tutti, grazie per l'invito. Quindi comincerei a farvi vedere un po' la parte tecnica, cominciando dalla parte strumentale, quindi da come facciamo noi in laboratorio queste misure, come utilizziamo queste pellicole per effettuare delle misure di sensing, quindi di analisi della presenza di determinate molecole. Quindi abbiamo parlato di luce, di interazione con la luce, di colore. Quindi quello che a noi serve fondamentalmente è una sorgente luminosa, che vedete qua abbiamo le tre componenti principali dei nostri setup: una sorgente di luminosa, che non è nient'altro che una lampadina, diciamo, che emette luce bianca, uno spettrometro che è un sistema ottico che ha un detector molto simile alle fotocamere reflex in realtà, ma anche a quelle dei vostri cellulari. Quindi in realtà abbiamo anche l'idea, una serie di idee per trasportare tutto il setup
mini autorizzare tutto il setup per poter utilizzare il cellulare, e poi una fibra ottica che è quella che ci permette di raccogliere la luce sulla nostra pellicola e riportarla al detector per poi effettuare la misura. Quindi è un sistema molto semplice e anche i costi a questo livello, quindi puramente di laboratorio, sono abbastanza limitati. Davide vi ha parlato tanto di colore, infatti la lunghezza, diciamo, il range spettrale con cui noi lavoriamo principalmente è quello della radiazione visibile, quindi quello della radiazione che noi possiamo vedere ad occhio nudo. Questo ci permette di generare sistemi di rilevazione, quindi pellicole che possono dare una risposta on-off, per esempio, che possa essere vista da chiunque come una variazione di colore. Ma possiamo lavorare anche in altri range spettrali, quindi nell'ultravioletto o nell'infrarosso. Questo ci permette di avere risposte ugualmente significative, ma non visibili a occhio nudo, per le quali abbiamo necessariamente bisogno di avere un sistema di rilevazione. Vedremo poi cosa vuol dire avere una risposta visibile, una risposta non visibile e in quali casi serve una o serve l'altra. Possiamo continuare, grazie Davide. Allora, la tecnica che utilizziamo è assolutamente non distruttiva, nel senso che noi semplicemente ci avviciniamo con il nostro probe, con la nostra fibra alla pellicola. Come vi dicevo prima, è possibilmente miniaturizzabile fino a poter utilizzare un cellulare come sistema di rilevazione. Ora, al nostro cellulare manca una piccola componente per poter fare questo, nel senso che noi abbiamo bisogno di separare tutte le lunghezze d'onda per poter distinguere un colore e quindi una lunghezza d'onda dall'altra, cosa che il nostro cellulare non fa. Ma al momento con i colleghi di ingegneria, diciamo, stiamo anche studiando la possibilità di effettuare un'analisi puramente colorimetrica, quindi utilizzare delle fotografie delle pellicole che possono rilevare la variazione di colore. Inoltre, una cosa interessante di questo metodo è che abbiamo bisogno di quantitativi poi effettivi di materiali molto bassi. Questo non è un problema quando vogliamo utilizzare un'etichetta, ma talvolta noi utilizziamo lo stesso metodo anche per capire quali sono determinate interazioni chimico-fisiche tra gli analiti, quindi il nostro inquinante o prodotti di degradazione alimentare presenti nell'ambiente o nel pacchetto, nel packaging, con il polimero. Per far questo, talvolta si utilizzano delle strumentazioni che richiedono quantitativo di materiale a volte abbastanza significativo. Nella nostra tecnica vedremo che il quantitativo necessario è veramente minimo, quindi parliamo di meno del peso di un capello. Poi, tornando al discorso di prima, come dicevamo, possiamo lavorare con una risposta di tipo invisibile, scusatemi, oppure cromatica, colorimetrica. Cosa vuol dire? Semplicemente che possiamo utilizzare due tipi di pellicole differenti. Una è la classica pellicola da cucina che avete in tutte le vostre case, che è quella riportata nel quadratino rosso. Un'altra sono queste pellicole strutturate che hanno appunto un colore che deriva dalla nanostruttura che noi impartiamo al sistema. I tipi di risposta sono simili ma diversi. La risposta che vediamo nelle pellicole commerciali, quindi quelle che abbiamo in casa, è molto simile al fenomeno che genera la colorazione nelle bolle di sapone o nelle macchie d'olio, per esempio quelle sull'asfalto. Vedete tante volte che hanno questi sistemi hanno queste colorazioni iridescenti, ma capite subito che non è una colorazione che deriva da una componente colorata, ma proprio da dei fenomeni di interazione della struttura di questi sistemi con la luce. Abbiamo poi, dicevamo, se vogliamo lavorare con dei sistemi colorati, le nostre pellicole che possiamo definire pellicole smart. Come funzionano le due risposte? Allora, nelle pellicole commerciali, quindi quelle non colorate, noi abbiamo quello che succede è che la luce va a colpire l'interfaccia superiore della pellicola, ne viene riflessa e in parte trasmessa e riflessa dall'interfaccia superiore. Questo fa sì che
che tutti questi raggi trasmessi e riflessi generino un'interferenza caratteristica delle proprietà del materiale, ma soprattutto del suo spessore. Ok, quindi a seconda dello spessore noi vediamo una risposta ottica caratteristica. Nelle pellicole smart, invece, quindi nei nostri multistrati, la struttura è un po' più complessa. Abbiamo dei film con uno spessore molto minore, quindi per le pellicole alimentari siamo intorno ai 10 micron, qua il singolo film è intorno ai 100 nanometri e viene ripetuto periodicamente, quindi l'interazione tra questi sistemi e la luce, come vedete, è un po' più complessa, ma ci permette di ingegnerizzare un colore a nostro piacimento e quindi di andare a imprimere un colore appunto strutturale al nostro sistema. Vediamo come funziona il sensing. Il concetto è molto banale. Nel momento in cui la vostra pellicola, in questo caso la pellicola alimentare, viene a contatto con una molecola in fase liquida o gassosa, questa molecola naturalmente penetrerà nella pellicola stessa. Abbiamo visto che questo succede anche quando le interazioni, la solubilità delle molecole nel materiale della pellicola è molto basso. Quindi una sorta di interazione c'è sempre, anche quando voi non ve lo aspetterete. Per esempio, abbiamo visto che anche l'acqua dà un segnale nella pellicola alimentare, e mentre noi utilizziamo queste pellicole proprio come barriera per l'acqua, quindi c'è sempre un tono di interazione. Quello che succede è che quando queste molecole quindi entrano nelle pellicole c'è un leggero, più o meno significativo, rigonfiamento. Quindi cambia lo spessore del materiale, cambia questo fenomeno di interazione e cambia la risposta ottica. Nelle pellicole smart, invece, noi abbiamo molti strati fatti di diversi, di generalmente due diversi elementi, e quando questi vengono a contatto con una molecola, uno o entrambi i materiali che costituiscono un multistrato possono rigonfiare. E questo genera nuovamente una variazione del tipo di interazione con la luce, quindi la variazione di colore. Questi due circoletti che vedete vicino, Davide, se li puoi indicare per cortesia, che vedete vicino alla schematizzazione della struttura, sono due fotografie reali di un sistema prima e dopo l'esposizione a un analite in fase vapore. E vedete che qua la risposta on-off è assolutamente intuitiva. Passiamo dal colore verde del sistema, quindi safe, non c'è presenza di nessun inquinante piuttosto che molecola di degradazione, quindi pericolosa, al rosso, quindi se chiaro segnale di pericolo. Le risposte che dicevamo, di cui parlavo prima, sono di tipo spettrale, quindi noi andiamo fondamentalmente a misurare gli spettri di riflessione di questi sistemi. Per le pellicole commerciali lo spettro è abbastanza caratteristico, seppur semplice, ed è costituito da questa oscillazione che vedete nella riga nera, nella figura in alto a destra. Una volta che il sistema viene esposto, dicevamo, cambia il proprio spessore, cambia le proprie caratteristiche e quindi cambia questo spettro. E vedete la variazione quindi dal nero al rosso, quindi questa variazione è chiaramente visibile spettralmente, sebbene il materiale sia completamente trasparente e quindi ad occhio nudo non vediamo nulla. Quindi diciamo che la tecnica ci permette di utilizzare queste pellicole per andare a vedere un'interazione con gli analiti, mentre ad occhio nudo appunto non vediamo niente. Nelle pellicole invece strutturate abbiamo una risposta colorimetrica, dicevamo, che è data, vedete nello spettro nero nel pannello in basso a destra, da questi due picchi a 800 e rotti nanometri e 450 nanometri circa. Con il rigonfiamento dei polimeri, questi due picchi, che sono quelli che impartiscono il colore, si spostano proprio perché cambia la struttura del sistema, e spostandoci forniscono la risposta colorimetrica. Ora,
In realtà poi la misura è un po' più complessa, nel senso che noi abbiamo due tipi di risposta, due tipi di impronte digitali degli analiti sulle nostre pellicole. La prima è quella che noi chiamiamo impronta dinamica, ovvero quell'impronta che l'analita impartisce allo spettro di riflessione del nostro sensore durante tutta la sua intercalazione. Noi abbiamo una molecola piccola, quindi che penetra in un polimero. Il tipo di penetrazione, quindi il comportamento, la velocità e la risposta del nostro polimero dipende fondamentalmente dalle interazioni chimico-fisiche tra questo analita e il polimero stesso. Quindi, andando ad analizzare la cinetica e tutti questi comportamenti, noi riusciamo chiaramente ad identificare qual è la molecola che sta penetrando, nell'analita. Cosa facciamo poi? Praticamente, noi prendiamo la nostra pellicola, ne misuriamo lo spettro durante l'esposizione ad un inquinante. In questo caso, l'esempio che facciamo vedere qua è un sensore per inquinanti ambientali, quindi benzene, toluene, molecole aromatiche abbastanza anche pericolose, ortodiclorobenzene e tetracloruro di carbonio. Queste mappe che vedete qua sono quattro mappe, sono quelle che noi chiamiamo appunto le impronte digitali. Ora, senza entrare nel dettaglio di come vengono, come cosa rappresentano e come vengono ricavate, ci basta sapere che abbiamo la lunghezza d'onda, quindi il colore sulla scala delle X, il tempo di esposizione sulle Y e come vedete il tipo di risposta, quindi semplicemente l'impronta digitale, la figura che compare, il nostro quadretto è diverso per molecole diverse e questo ci permette di riconoscere anche molecole in realtà molto simili tra loro come benzene e toluene, vedete le due in alto, praticamente differiscono solamente per un gruppo CH3, quindi sono molecole estremamente simili che noi riusciamo però a riconoscere in maniera estremamente facile. Nei circolini lì inoltre vedete nuovamente la risposta colorimetrica, vedete che anche colorimetricamente noi cominciamo a riuscire a distinguere molecole molto simili tra loro. Vorrei sottolineare che dal punto di vista quantitativo, questo tipo di sensori hanno una sensibilità inferiore al ppm, la parte per milione, e un limite di rilevabilità molto inferiore sempre alla parte per milione. Quindi i sistemi riescono a riconoscere, a rispondere a quantità di analita molto basso. Vorrei sottolineare che talvolta questi numeri sono dettati non da un limite del sensore stesso, ma della strumentazione che si utilizza, quindi dello spettrometro fondamentalmente. Più lo spettrometro è sensibile, più la nostra sensibilità e limite di rilevabilità aumentano. Un'altra cosa che possiamo fare analizzando l'impronta dinamica di questi sistemi è andare a riconoscere analiti all'interno di miscele, perché è interessante sicuramente poter riconoscere analiti puri. E questo può succedere magari, la presenza di un'analita pura può succedere magari in un contesto industriale dove può esserci una perdita di un determinato inquinante, ma in realtà poi nei sistemi reali molto spesso ci troviamo ad avere a che fare con miscele a carattere complesso, quindi con miscele costituite da diverse molecole che possono interagire con le nostre pellicole, con i nostri polimeri. Quindi il primo step per arrivare a riconoscere queste miscele complesse è quello di andare a riconoscere a studiare le miscele binarie ed è quello che stiamo facendo noi, quindi stiamo costruendoci una libreria per andare a riconoscere prima le miscele binarie e poi salendo di complicazione andremo a quelle complesse. In questo caso facciamo vedere un altro tipo di sistema che è stato utilizzato per distinguere diversi alcoli: metanolo, etanolo, 1 e 2 propanolo e butanolo.
sono alcol in realtà molto simili tra loro, noi riusciamo facilmente a distinguerli uno dall'altro, quindi senza nuovamente l'utilizzo di recettori chimici, semplicemente analizzando la cinetica di risposta dei nostri sistemi. Ma la cosa interessante è che andando a provare ad analizzare miscele binarie, in questo caso di metanolo e butanolo, con l'ausilio dell'analisi multivariata applicata alle risposte che noi abbiamo raccolto, quindi queste risposte dinamiche, noi riusciamo a trovare una correlazione tra la composizione della miscela e la risposta. Quindi diciamo che potenzialmente potremo anche andare a riconoscere miscele a carattere complesso. La seconda, invece, impronta di cui parlavo è l'impronta spettrale. In questo caso noi non necessitiamo più di andare a studiare tutta la cinetica di risposta del nostro sistema, che talvolta è lenta, a volte in un caso reale magari noi non sappiamo quando è iniziata l'esposizione, ma possiamo semplicemente analizzare la risposta all'equilibrio, cioè quando il nostro polimero, la nostra pellicola è entrata appunto in equilibrio con la concentrazione di analita presente nell'ambiente circostante. Vi faccio vedere in questo caso l'esempio per la pellicola alimentare di cui vi ho parlato prima. Gli spettri li abbiamo visti prima e come dicevo anche qua c'è una risposta di tipo dinamico. Vedete nel contour plot sotto, quindi nell'immagine quella colorata che c'è lì sotto, che noi possiamo mettere tutti insieme tutti questi spettri e ricavare un'immagine simile a quella che abbiamo visto prima. Ma quello che ci interessa è la risposta allo stato stazionario, quindi all'equilibrio. Semplicemente selezionando uno dei massimi di questo pattern che oscilla nello spettro e andando a vedere dove è posizionato prima dell'esposizione e quando questo poi raggiunge lo stato stazionario alla fine dell'esposizione, quello che notiamo è che c'è una correlazione lineare molto precisa tra il volume di van der Waals della molecola, quindi la dimensione della molecola che è caratteristica di ogni molecola, e lo shift, quindi lo spostamento di questi picchi. Poi in realtà noi possiamo selezionarli arbitrariamente uno e l'altro, quindi lavorare in diverse regioni spettrali. E questo ci permette, senza andare a studiare tutta la dinamica dell'esposizione, quindi in una maniera in realtà molto più semplice, di andare a distinguere i diversi analiti semplicemente con una misura spettrale, quindi con il tipo di setup che abbiamo visto prima. In maniera abbastanza veloce, senza l'ausilio di recettori chimici, in realtà anche senza l'ausilio di strutture complicate, perché questa misura è stata effettuata, come dicevo, sulla pellicola da cucina, esponendola a diversi, scusatemi, analiti. In questo caso abbiamo testato anche sistemi che troviamo nelle nostre cucine, quindi acqua, etanolo, ma anche ammoniaca, toluene e metanolo. E vedete che le risposte sono estremamente differenti. Un'ultima cosa che vorremmo farvi vedere per quello che riguarda questo tipo di pellicola è la misura dei coefficienti di diffusione. Allora, la valutazione del coefficiente di diffusione di una molecola all'interno di una pellicola diventa molto importante quando vogliamo che la nostra pellicola abbia delle proprietà barriera, e quindi questo è molto importante nel packaging. Questo tipo di misura viene generalmente effettuato per via gravimetrica, quindi si prende un quantitativo noto del nostro polimero, lo si espone alla molecola che noi vogliamo analizzare e si misura la variazione di massa che l'aumento della massa che il polimero acquisisce nel tempo per poi generalmente misurare appunto quanto e come diffonde la molecola che ci interessa nel polimero. Quello che abbiamo fatto noi è studiare invece il sistema che abbiamo visto prima, quindi le risposte che abbiamo visto prima e vedere se potevamo
rendere assimilabile la variazione spettrale a questo aumento di massa. Quindi con una serie di calcolini neanche troppo complicati ci siamo rifatti a dei metodi classici per la misura dei coefficienti di diffusione. Abbiamo visto che con le nostre misure ottiche, in realtà molto semplici, che richiedono setup a costo in realtà abbastanza basso, diciamocelo, rispetto a quello necessario per le misure gravimetriche, noi riusciamo a misurare coefficienti di diffusione assolutamente in accordo con i dati di letteratura, senza richiedere grossi quantitativi di materiali, senza richiedere strumentazioni specifiche. E questo diventa appunto molto interessante per l'analisi delle proprietà barriera poi dei polimeri, perché possiamo anche effettuare poi le misure direttamente in sito sul packaging stesso. A questo punto lascerei nuovamente la parola a Davide, che vi parlerà di un'altra applicazione invece che su cui ci concentriamo sempre utilizzando le pellicole di cui stiamo parlando oggi. Sì, l'idea di questo tipo di applicazione è di cercare di proteggere l'ambiente dal riscaldamento dovuto alla radiazione solare. Questo può valere sia per gli edifici e quindi cercare di risparmiare sui costi di condizionamento, sia per proteggere eventualmente i beni alimentari, cibi o comunque a qualsiasi genere di prodotto. Se pensate al vino, ovviamente. Il vino viene imbottigliato in bottiglie oscurate in modo che la luce non dia fastidio. In realtà, talvolta la luce dà fastidio anche ad alcuni cibi e alimenti. Quindi l'idea è cercare di proteggerli di nuovo con le nostre strutture smart. Quello che noi abbiamo fatto, questo è un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con Solvay, è andare a costruire una pellicola che invece di riflettere un colore, rifletta nella regione spettrale del vicino infrarosso, dove il nostro occhio non vede. Il sole, e qui vedete lo spettro di emissione solare, il sole emette parecchia luce nella regione solare del vicino infrarosso, questa regione, mentre noi col nostro occhio siamo sensibili solo a questa piccola parte dello spettro solare emesso. Tutta questa parte dello spettro solare, diciamo così, in realtà viene assorbita dalla presenza di molecole d'acqua ed eventualmente di CO2 presenti nell'atmosfera. Ma acqua e CO2 sono presenti anche nei nostri ambienti o sono presenti nei liquidi. Okay? Quindi il sole può causare un riscaldamento. La nostra idea è stata quella di costruire uno di questi riflettori che però lavorano principalmente nel vicino infrarosso. Ok? Quindi schermando i beni dal riscaldamento solare. Nel visibile sono perfettamente trasparenti e poi riflettono un pochettino dell'ultravioletto. In un primo tentativo che abbiamo fatto, molto preliminare, siamo riusciti ad ottenere un effetto di shielding, cioè una riduzione della temperatura di circa il 10% grazie a uno di questi riflettori. Ovviamente questo non è ancora ottimizzato, è stato appunto un risultato preliminare, ma anche in questo caso è possibile migliorare l'effetto, quindi ridurre sensibilmente il riscaldamento e quindi proteggere eventualmente il bene di cui stiamo parlando. Questa è appunto una delle applicazioni. E adesso vado a concludere velocemente, quindi vi abbiamo fatto vedere come partendo dallo studio di pellicole smart, che ripeto sono nanostrutturate, sofisticate, complesse, comprendendo a fondo le proprietà, possiamo creare dei sistemi che siano sensibili a molecole, riconoscono molecole anche molto simili e potenzialmente pericolose. Ricordo che il benzene è cancerogeno, mentre il toluene non lo è, eppure sono molto simili le molecole, e noi lo riusciamo a fare senza avere un recettore. Quindi in maniera relativamente semplice possiamo misurare la diffusione, quindi avere importanti informazioni sugli effetti barriera, e queste informazioni possono essere trasferite anche in qualche modo nelle pellicole commerciali utilizzando in maniera opportuna e intelligente il metodo di misura che abbiamo sviluppato. Inoltre, se noi vogliamo andare a progettare la nostra struttura nel vicino infrarosso, possiamo anche pensare di evitare riscaldamento di ambienti o di beni. Quindi, proprio per ultimissima cosa da dire,
Noi cosa facciamo? Certamente noi studiamo, facciamo degli studi fondamentali, ma non siamo rinchiusi nella nostra torre d'avorio e vogliamo collaborare. Quindi ci interessa avere delle informazioni e soprattutto collaborare con chi ha delle conoscenze che noi non abbiamo. Perché noi conosciamo i materiali, abbiamo molti contatti nell'ambito dei materiali, possiamo trovare molti materiali. Però, ad esempio, per fare un'applicazione dei nostri sensori bisogna specificarsi su un obiettivo ben preciso. E qui bisogna avere delle analisi di mercato. Noi non siamo competenti per questo. Quindi abbiamo bisogno di collaborare con chi è capace di fare questo, con chi magari è capace di miniaturizzare il dispositivo, ma anche chi è capace di estenderne alla scala per installarlo in un impianto industriale. Ci interessa collaborare con le aziende che fanno pellicole, qualcuna la conosciamo, ma magari ce ne sono anche altre, e lo stesso riguarda i software, perché poi bisogna, non è che possiamo fare l'analisi a tavolino come facciamo noi, ma bisogna integrarle magari in un cellulare o in un dispositivo. E ovviamente siamo molto interessati a andare avanti su questa linea, possibilmente con qualcuno che ci aiuta proprio su questi argomenti, soprattutto perché noi poi siamo un'università, quindi facciamo formazione, noi vogliamo fare anche formazione di giovani, facendolo lavorare su campi nuovi, di frontiera, magari anche complessi e difficili, ma tenendo presente sia quello che è il lavoro che si fa in laboratorio che quello che sono le esigenze industriali, perché se non mettiamo insieme questi due mondi, credo che non è che possiamo andare avanti per molto. Detto questo, io concludo, quindi io ringrazio nuovamente Confindustria Genova per questo invito e ringrazio anche tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie. Grazie, grazie a voi, è stato, almeno per me, molto interessante. Abbiamo circa un quarto d'ora ancora di tempo per poter fare delle domande, sia tecniche, sia comunque di curiosità circa le possibili evoluzioni di questa ricerca che ci avete presentato, per cui ricordo a tutte le persone che sono collegate che possono farlo con la chat che trovate in basso a destra delle domande e risposte. E nel frattempo come dire, utilizzo, non ne vedo di domande in questo momento, quindi ne faccio una io perché, e partendo da quest'ultima slide, che è un po', credo, il punto di contatto e l'utilità poi che ci proietta sul futuro rispetto a quello che ci avete detto, nel senso. E abbiamo capito, almeno per quello che sono le nostre conoscenze e competenze personali, ma in che ambito e con quali contenuti si sviluppa la vostra attività di ricerca. Poi noi qua lavoriamo all'interno di un'associazione di impresa che ha diverse imprese al suo interno, cioè tra l'altro questo invito l'abbiamo particolarmente segnalato, per esempio, alle aziende che sono, che operano nel mondo dell'industria alimentare. E vedo tra i partecipanti appunto persone che vengono da quel mondo lì. Però poi se la richiesta di collaborazione che vedo scritta e se interpreto correttamente in questa slide, ci sono anche delle possibili collaborazioni con altri tipi di aziende, diciamo del settore tecnologico, che operano sia nel campo dell'informatica che dell'ingegneria o dell'industrializzazione Esattamente. di prodotti. Anche questi, tanto per chiarirsi, appartengono un po' al nostro mondo. Noi diciamo sempre che più o meno, diciamo, tra i nostri associati, noi abbiamo circa 1.000 associati, ma almeno dalle 300 a 400 imprese sviluppano tecnologia, quindi potrebbero essere dei partner per. Detto questo, la mia domanda, se potete dirci qualcosa di più anche per indirizzarci in questa direzione, cioè capisco gli ambiti di collaborazione possibili, ma chiedo se avete già avviato dei contatti in particolare, cioè a che stadio è l'attività di ricerca rispetto a quello che ci interessa e ci può interessare maggiormente, che è un'iniziativa di collaborazione anche poi per il trasferimento tecnologico di queste iniziative, della loro industrializzazione, perché il tema e anche che tipo di tempi potete immaginare per un arrivo sul mercato di soluzioni di questo tipo, cioè quanto a seconda, ovviamente sarà anche funzionale della
della tipologia di intervento che si chiede di fare, però Sì, ho il tema capito. è quanto, voglio dire, il tipo di avendo i finanziamenti, i partner giusti e così via, quanto tempo secondo voi è immaginabile per cominciare poi ad avere delle applicazioni meno prototipali per poi procedere a invece investimenti e applicazioni in larga scala? Dunque, allora, noi abbiamo qualche contatto con alcune aziende, che ovviamente non posso nominare, su cui si sta ragionando se si può fare qualche cosa in vari ambiti. Quello che è importante, però, è estremamente importante questo punto, a cui francamente devo ammettere che inizialmente noi non avevamo pensato, che è individuare il preciso obiettivo di mercato, perché questo significa specificare alcuni tipi di molecole da rivelare e andare a lavorarci sopra. Allora, quindi questo è un qualcosa che sicuramente un'azienda è capace di individuare molto meglio di quanto possiamo fare noi. Quindi questo è il primo feedback che ci aspettiamo, che sia l'azienda a dircelo. Una volta fatto questo, quindi individuato precisamente l'obiettivo di che cosa vogliamo rivelare e come è fatto, diciamo che c'è da lavorarci. Noi siamo un po', credo, front runner a livello internazionale su questo tipo di rivelazione. E stiamo, come diceva prima Paola, costruendoci anche un database di risposte per capire bene. Quindi, individuato il target, ci lavoriamo. E per rispondere alla seconda domanda, mi è difficile, francamente mi è difficile, perché dipende, prima cosa, dall'investimento e da quante persone ci lavorano e quanto tempo ci possiamo dedicare. In questo momento, quindi, questo è un punto estremamente, estremamente importante. Io penso che lavorandoci sodo, e avendo un target ben preciso, si può arrivare in un anno a fare, non dico arrivare a un prodotto, perché onestamente parlerei di cose che non conosco bene, non voglio raccontare frottole, soprattutto in questo ambiente, però penso che si possa arrivare a brevettare qualcosa, quantomeno scrivere una domanda di brevetto in un anno di lavoro, mettendoci le persone giuste. Tenendo conto che ovviamente noi facciamo anche dell'altro, no? Abbiamo da fare la didattica, abbiamo da fare la gestione del sistema, quindi abbiamo da fare altre cose. Quindi questo è il primo cosa su quello che possiamo fare noi. Ci sono poi altre questioni che si tratta sullo scale-up dimensionale. Ecco, questo qui è estremamente importante parlare con le aziende che lo fanno, perché noi lo scale-up dimensionale non lo possiamo fare. Non siamo noi quelli capaci di farlo. Bisogna andare con un'azienda. Quindi questi qui sono di nuovo dei tempi che io non sono in grado di stabilire. Però da questo punto di vista, quello che è interessante è pensare all'esempio che abbiamo fatto sui film già esistenti. Perché allora su quelli, allora c'è già tutto, si tratta di costruire il dispositivo, di miniaturizzarlo. E questo dovrebbe essere abbastanza veloce. Meno di un anno mi aspetterei. Ecco, da questo punto di vista. Ovviamente poi ci sono anche altre possibilità che io magari posso accennare. Ad esempio, in questo momento, in collaborazione con molti colleghi dell'Ateneo, stiamo cercando di estendere la capacità di lavoro di questi sensori al Covid, che è l'emergenza che, quindi alla rindividuazione di SARS-CoV-2. Quindi ci sono molte possibilità e quindi il sistema è espandibile a seconda di quello che si vuole fare, poi bisogna ragionare precisamente per capire bene tempi e costi. In questo momento vi racconterei una frottola se vi dicessi qualcosa di più preciso. Bene, no, immagino, sì, la risposta è talmente ampio il campo di applicazione che poi è difficile, come dire, dare una risposta, anche sui tempi senza avere ben individuato di ciò di cui stiamo parlando. Comunque, nel frattempo sono arrivate, delle domande, da Alessandro Lison, ne fa quattro, quindi. E tra l'altro è in macchina, una delle possibilità che ci apre la tecnologia è di poter seguire cose di questo genere anche mentre uno si muove. Quindi ci chiede se possiamo girarle noi direttamente. Le provo a dire. 1. Le pellicole sono costruite per laminazione o per deposito di materiale? Avete prospettiva di realizzazione con tecniche di stampa 3D? Questa è la prima domanda. La seconda, le faccio tutte così. Poi Ok. scegliete chi
a quale rispondere. Avete testato il sistema di rilevazione sottovuoto? La terza, avete misurato la degradazione delle vostre pellicole sotto la radiazione solare? Forse sì. Quanto potrebbe durare uno shield per filtrare raggi solari? E l'ultima, se è possibile preparare pellicole che modifichino il loro colore in base a due specifici vettori al tempo, a partire dalla prima esposizione alla luce. Non capisco. Tempo a partire dalla loro prima esposizione alla luce e B, memorizzazione a variazioni sensibili di temperatura. Non so se è chiaro a voi le questioni, questo è quello che leggo. Provo a rispondere. Allora, noi depositiamo le pellicole smart da soluzione. È possibile comunque fare sistemi analoghi mediante le tecniche di coestrusione che sono normalmente utilizzate, ok, per fare packaging. Quindi questa qui è la prima domanda. È possibile, abbiamo qualche contatto, ma ci piacerebbe svilupparlo. La seconda, me la sono persa, abbia pazienza. Non la sento più. Sì. Se avete testato il sistema di rilevazione sottovuoto. No, sottovuoto non l'abbiamo mai fatto, l'abbiamo soltanto fatto in un ambiente a concentrazione determinata. La terza, poi no, in realtà mi sono sbagliato. Di Alessandro Liso sono le prime tre, poi la quarta è un'altra persona che ha fatto la domanda. È se avete misurato la degradazione della vostra pellicola sotto radiazione solare, quanto No, potrebbe durare uno shield per filtrare raggi solari? questa è una domanda molto importante, non l'abbiamo fatto. Attualmente quello che noi stiamo fa che abbiamo fatto e che sta in quella domanda di brevetto è la preparazione e l'effetto in condizioni ambientali di laboratorio. È sicuramente importante testarla sotto condizioni normali, soprattutto per quelli che possono essere gli effetti degli ultravioletti, lì si tratta di scegliere in maniera opportuna i materiali. Comunque sicuramente è una cosa importante, noi tra l'altro ci stiamo lavorando e sarà una delle cose che faremo. La quarta domanda, se ricordo bene, sono anche le risposte eventualmente. Visto che la quarta in realtà non era di Alessandro Lino, ma di Antonio Donnarumma, quindi altra persona che credo non sia in macchina, che sia disponibile a farla lui direttamente, magari se riusciamo ad accendere il microfono, quindi la fa lui, ma eventualmente si spiega meglio di Perfetto, sì. come. Perfetto. Antonio, se Mi ci senti, sentite? eccoci, sì, noi sentiamo. Allora, la domanda è questa. È possibile avere una pellicola che, in base all'applicazione e alla prima esposizione alla luce, quindi sensibilità alla luce, nel tempo, in funzione di step ben precisi, cambi di colorazione? In questa maniera noi potremmo, avere la possibilità di seguire dalla preparazione di un packaging fino a una durata di 15-20 giorni, una variazione in base in caso di per una scadenza di un prodotto. Parliamo di un prodotto alimentare che abbia una scadenza di pochi giorni, come potrebbe essere un prodotto tipo la carne o similari, in modo tale che nel momento in cui viene applicata sappiamo che il packaging cambia colore, quindi passa da una situazione di trasparenza a una situazione di colore che sarà definita poi dal tipo di polimero, per cui sono passati 15 giorni dal suo confezionamento. Quindi Il secondo vettore è la possibilità di sapere se lo stesso packaging o un altro tipo di packaging possa memorizzare nel tempo eventuali variazioni di temperatura molto elevate. Lo stesso sempre per il discorso alimentare, nel momento in cui io per motivi tecnici, la mia confezione passa da una temperatura di 4 gradi a una temperatura di 20 gradi o 25, sicuramente per tempo lungo ho una variazione considerevole su quelle che sono le caratteristiche del cibo che sta contenuto. Questi erano i due vettori che mi sembrava abbastanza identificativi per poter fare un packaging intelligente in modo tale che quando arrivi la confezione nella grande distribuzione o in qualunque altra parte possa dare sicurezza al cliente che sta comprando un prodotto che è stato confezionato ed è stato portato sul banco in condizioni standard di sicurezza. ok, grazie. Sì, capisco le domande che sono molto interessanti. Allora, la questione tempo di esposizione.
In qualche modo noi possiamo, utilizzando il materiale in maniera opportuna, controllare i tempi del processo. Quindi, come vi faceva vedere prima Paola, cioè capire quale molecola si è infiltrata e a che livello, bisognerebbe ingegnerizzare la risposta temporale per la scala di tempi necessaria, lei mi diceva ad esempio 15 giorni. Non ci abbiamo mai pensato, se devo essere onesto, però è possibile. Diciamo, noi possiamo pensare di controllare la scala dei tempi di permeazione delle molecole nel sistema e quindi controllare nel tempo l'effetto di esposizione. Potremmo provare a trovare più polimeri che abbiano un tempo di esposizione a 15, a 30, a 45 giorni, in modo tale da avere la possibilità di una scelta in funzione di quello che deve essere il packaging. Certo, si può pensare a una cosa del genere, però è un campo per noi inesplorato, quindi cioè, abbiamo bisogno di fare uno scouting dei materiali, degli spessori, eventualmente anche noi stiamo cercando di controllarlo facendo dei nanocompositi nelle pellicole, quindi a singolo film, proprio per controllare le velocità. In generale è possibile. Per la temperatura la risposta per certi versi è analoga, anche se probabilmente più complessa, perché esistono dei materiali polimerici la cui risposta cambia nel tempo, cambia con la temperatura. Quindi anche qui bisogna ingegnerizzare sul sistema tenendo presente che contano molte anche le escursioni termiche e ambientali, quindi giorno-notte e così via. Di nuovo è una questione che noi mi richiamano all'ordine, si può provare, così come si può provare anche ad altri stimoli, come gli stimoli meccanici. Sì, il tempo è scaduto con questo nostro rilevatore. Molto bello. Sì, sì. Però c'è se siamo rapidissimi, domanda flash e risposta flash, darei il microfono Andrea Davitti, che ha una domanda ancora, così riusciamo a chiudere almeno quelle che vedo sotto mano. Riusciamo? Andrea Davitti? Sì, ecco. Buongiorno. Prego. Buongiorno. No, brevissima. In ottica di sensori di qualità dell'aria, normalmente, come ho scritto, sono poco sensibili alle differenze tra gli, cioè, misurano tipicamente un tout confondut, un panel di inquinanti. Se con questo sistema potrebbe essere più selettivo, quindi identificare selettivamente ammoniaca piuttosto che ozono, anidride carbonica e così via, e soprattutto nel caso si pensasse a fare dei sensori basati su questa tecnologia, se possono essere durati, cioè di durata considerevole, cioè usati in ambienti di condizionamento, quindi per alcuni mesi o addirittura anni, senza dover cambiare l'elemento sensibile o il sensore. Ok, allora, ovviamente per cambiare, siccome non abbiamo un recettore per una molecola, noi dobbiamo lavorare sull'interazione tra la molecola e il polimero. Cambia l'analite che vogliamo rivelare, dobbiamo cercare il polimero opportuno o il nanocomposito polimerico opportuno. Quindi questo si può fare, bisogna vedere l'obiettivo. Sulla durata, domanda assolutamente legittima, non le so dare risposta, perché noi non abbiamo mai fatto prove di durata. Noi cerchiamo di capire in questo momento i meccanismi fondamentali. Ma capisco che questa domanda è assolutamente necessaria e lecita da parte da un'applicazione industriale. Ok, grazie. Bene, grazie a tutti anche per la concisione, cioè per stare nei tempi. Noi abbiamo un attimo, come dire, siamo affezionati anche per la mia età ormai, ho delle mini manie di stare nei tempi che ci siamo dati, altrimenti poi si potrebbe anche, come dire, dilungarsi, avere tutte altre dinamiche. Stiamo usando insomma da 3 anni questo format di darci un'ora per discutere di tecnologia, alle 9 finisce. Ovviamente non finiscono interessi, domande, le potenzialità di collaborazione. Abbiamo, credo, con interesse di tutti, impiegato un'ora del nostro tempo per capire che cosa è possibile fare su questo argomento, grazie alle conoscenze della nostra università. Non so come abbiate votato voi, colgo l'occasione comunque per augurare i migliori successi al nuovo rettore.
Assolutamente. Forse il reattore più giovane d'Italia, ma quasi. E quindi ovviamente noi cerchiamo di dare una piccola mano. Questo può essere comunque forse non risolutivo, ma ovviamente, ma un momento di incontro tra ciò che si ricerca e ciò che si può applicare industrialmente nelle diverse attività. Ricordo che di tutti i temi che noi trattiamo, abbiamo adesso, mi sembra sia il 145esimo appuntamento che noi abbiamo, di tutto l'elenco dei documenti, degli speech affrontati, chi l'ha fatto, i suoi contatti e così via, stanno sul sito del Digital Innovation Hub Liguria. Le registrazioni degli interventi, non tutti, ma da tutti stanno sul, perché questo speech è stato trasmesso in diretta sul gruppo Facebook dedicato a questi temi e sulla pagina di Confindustria Genova, lì rimane, rimane anche da un po', l'abbiamo inserito nella pagina YouTube della Confindustria Genova dedicata ai Cofit, e quindi ciò che è stato detto, le domande, le risposte, dire, rimangono al di là di chi è, della circa 25 persone che hanno assistito da remoto oggi a questa attività. E quindi questo lo dico perché poi possiamo anche, essendoci conosciuti, poi immaginare eventualmente altre iniziative che servono a trovare i link che ci avete richiesto poi nell'ultima slide per poter procedere nella ricerca e definire degli ambiti applicativi. Quindi grazie moltissimo a Paola Love e Davide Comoretto del loro intervento. Tutte le volte mi scuso della levataccia a cui siamo stati, ma non tanto, Male. poi, tanto più stando da remoto, e qui siamo stati invitati a partecipare. Le ultime due comunicazioni che rivolgo a tutti riguardano chi verrà venerdì prossimo, che è il 9 ottobre. Ecco che arriva, Mariella ci manda l'invito, sempre 9 ottobre, dalle 8 alle 9. Ricordo che dalle 7 e mezza la nostra, speriamo che non ci sia né allerta né rossa né arancione, quindi si possa anche accedere ai nostri uffici dalle 7 e mezza e fare due chiacchiere, prenderci un caffè rigorosamente dalla macchinetta in chiave emergenza Covid. Ma dalle 8 parleremo di un tema. Torniamo a parlare di temi come la volta scorsa. Questa volta legati a un settore particolarmente interessante per quanto riguarda l'economia ligure, che è quello della logistica, in questo caso logistica ferroviaria applicata alla portualità, e il titolo lo vedete: Innovazione e automazione per l'ultimo miglio ferroviario, il caso dei porti liguri, cioè, da chi è addentro a questi mercati a chi non lo è, ma può intuire che è un tema centrale per questo settore. Ne parlerà in questo caso non una persona che viene dal mondo degli enti di ricerca, ma un nostro associato molto smart, sicuramente, che è Luca Batello, presidente e CEO di Circle Group, che è un'azienda particolarmente innovativa, sviluppa tecnologie per affrontare questo tema. Rientriamo in quella parte che dicevo prima, degli associati Confindustria Genova, che operano nel mondo dell'offerta di applicativi che conseguono alla disponibilità e le opportunità di nuove tecnologie. Quindi a Luca Battello, 9 ottobre alle ore 8, lo sentiremo, spero anche di persona, per chi potrà essere qui. L'ultima mia comunicazione è quella, oggi particolarmente sensibile, noi diamo, non so se sapete voi, dall'Università di Genova, penso che ormai è richiesta in tutti i continenti, qualche informazione circa le previsioni del tempo sulla regione Liguria nel weekend, perché noi ci fermiamo con molta precisione in base ai nostri sistemi di previsione al weekend, essendoci nel bel mezzo di una perturbazione intensa. Sono collegate a questa e particolarmente complesse in questo weekend, che vedrà un alternarsi di fronti temporaleschi e perturbati, e questa giornata sarà fino a mezzanotte, tra l'altro, soggetta a allerta arancione. Domani ci sarà un rallentamento delle manifestazioni sul ponente Ligure, invece una continuazione di maltempo dal centro Levante,
domenica mattina il tempo ci concederà una pausa e invece torneremo ad avere tempo perturbato, fenomeni temporaleschi dal pomeriggio sera di domenica, con mare agitato e di burrasca. Quindi, numero uno, evitiamo, anche se amanti della barca e della nautica, di andare in mare in questi 2 giorni, e quindi di in qualche modo difendersi o prendere il tempo per quello che è. Ma comunque questo serve soltanto un espediente per dirci, al di là delle questioni, di salutarvi e augurarvi a tutti voi, ai vostri cari, il migliore weekend da trascorrere dove volete, con le persone che riterrete. E quindi buon weekend a tutti quanti. Il tempo non ci aiuta, forse diminuisce un po' le opportunità di attività che altrimenti potremmo avere, ma bisogna essere anche pazienti e prendere il tempo che c'è. Al di là di queste divagazioni, vi saluto ancora tutti quanti e alla prossima con Luca Battello a venerdì 9. A Grazie, presto, arrivederci. grazie, arrivederci a tutti e grazie ancora Buona per giornata. l'invito. Arrivederci.